Pescara, 1:50 ai cronometri del Palasport Sanseverese. Prima del salto a due, i giocatori iscritti a referto dai rispettivi allenatori per coach Piero Cohen ci sono: Torresi, Fabi, Cecchetti, Giribelli, Cena, Coppola, Morgillo, Sindoni, Di Marco e Icangi, che era dato in forze alla vigilia della partita. Ovviamente è ancora assente Andrea Guarisa. Per l'Amatori Pescara ci sono Pelliccione, Pepe, Raiola, il capitano biancorosso, Battaglia, Grosso, Paoletti, Di Donato, Bini, Capitanelli e Tagliamonte. Per coach Giorgio Salvemini, assistito da Roberto Perricci. Coppia arbitrale tutta avellinese, composta da Giovanni Roca e Pietro Rodia. Non il pubblico delle grandi occasioni, sugli spalti con una decina di presenze nel settore riservato ai tifosi ospiti, tra cui anche il presidente dell'Amatori Pescara, che domenica scorsa era presente al Palamelilla di Ortona, dove si sfidarono proprio Ortona e Sansevero. Minuto di silenzio in memoria di Eugenio Rossetti, atleta del basket. Prima del salto a due, la Federbasket ha predisposto un minuto di silenzio per la scomparsa di un giocatore del Basket Trieste, che martedì scorso è venuto a mancare per un malore durante una partita dei campionati giovanili. Si ripropone ancora una volta la necessità di dotare gli impianti sportivi di un defibrillatore. La norma è in vigore, ma la norma c'è ma la sua entrata in vigore è stata sistematicamente rinviata di volta in volta, e purtroppo poi queste sono le conseguenze. Intanto il pubblico del Palla Castellana si alza e noi osserviamo rigorosamente anche noi questo minuto di silenzio. Tra qualche istante il salto a due con i due quintetti che si sono già schierati in campo. Allianz Sansevero che entra con Torresi, Ciribeni, Morgillo, Cecchetti e Di Marco. Formazione pescarese che entra in campo con Raiola, Pepe, Capitanelli, Di Donato e Bini. Primo arbitro Giovanni Roca, pronto con l'attrezzo di gioco in mano per sancire l'inizio del match. Primo possesso per Sansevero con Ciribeni per Di Marco. Allianz che ovviamente attacca da sinistra verso destra dei teleschermi, con Morgillo che va subito al tiro e alla realizzazione con il canestro dalla lunga distanza sul servizio di Matias Di Marco. Pepe esce ma non riceve Capitanelli. Pepe prova a mettersi in proprio. La palla che viene recuperata da Di Marco per Ciribeni, che va a realizzare 5-0 nei primi 30 secondi di gioco. Si sta avverando quanto temeva coach Salvemini, che la squadra sanseverese sarebbe partita velocemente per mettere in campo subito quella rabbia dovuta alla sconfitta di domenica scorsa. Il tiro sbagliato di Capitanelli, la palla recuperata da Cecchetti per Di Marco. Si alza il tiro di Marco, sbaglia, il rimbalzo è toccato
da Morgillo ma è recuperato da Capitanelli. Era libero sul lato debole Cecchetti, poteva essere un'altra scelta per Mattias Di Marco. Tiro ancora sbagliato da Di Donato. 8 minuti e 44 secondi da giocare, 5-0 per San Severo che è in fase offensiva con Torresi che tocca il suo primo pallone nel match, si alza per il blocco, poi ci ripensa Cecchetti, va a sfidare Di Donato, apre per Ciribeni, palleggio Ciribeni, 6 secondi da giocare, apre per Morgillo, Di Marco va al tiro sbagliato, ha dovuto prendersi questo tiro Mattias Di Marco, non è stata proprio una scelta del play ex Martina Franca, visto che stavano scadendo i 24 secondi a disposizione, non si intendono Pepe e Raiola. Pepe che dà l'impressione di essere un po' in sovrappeso rispetto allo stile forma. 44 anni per Raiola, inossidabile il capitano dell'Amatori Pescara. Torresi per Morgillo, stoppato da Capitanelli, palla recuperata da Pepe per Raiola. 5-0, 7 minuti e 54, riceve Di Donato, c'è il fallo di Di Marco su Di Donato, primo fallo del match, quello speso dal capitano sanseverese. Rimessa dal fondo per l'Amatori Pescara, Bini a colloquio con il vice allenatore Ferricci. C'è da recuperare ancora la sfera che viene consegnata adesso a Raiola che rimette per Capitanelli, restituito a Raiola che va al tiro sbagliato, c'è un fallo in attacco, ah no, a Morgillo su Bini, avevano sbracciato i due, è stato ravvisato il contatto irregolare ad opera di Morgillo che dopo aver realizzato il primo canestro del match spende anche il suo primo fallo personale che è il secondo per la Allianz. Palla recuperata, rimbalzo da Cecchetti per Di Marco, Ciribeni prova la tripla, Ciribeni lì da dove aveva realizzato Morgillo, Raiola per Capitanelli, Raiola ancora prova a nascondersi dietro Capitanelli, poi per Bini, Capitanelli che non deve far altro che girarsi e mettere il pallone in fondo al canestro per realizzare il primo canestro dell'Amatori Pescara. Ciribeni, Cecchetti a vedersela in post con Capitanelli, perde la maniglia del pallone Di Donato, Raiola va da tre, Raiola per il pareggio che non arriva, il rimbalzo di Morgillo, Ciribeni a vedersela con Capitanelli, c'è il fallo, anzi no, il fallo in attacco di Leo Ciribeni che ha abbracciato Capitanelli nel tentativo di aggirarlo. Tre falli di squadra per San Severo, 10 falli di squadra invece per l'Amatori Pescara. 5-2, Raiola supera la metà campo, su di lui a marcatura uomo c'è Di Marco. Prova la tripla, pizzico di sfortuna, o forse più di un pizzico per Pepe. Ciribeni subisce fallo questa volta lui da Bini ed è il primo fallo in assoluto per la formazione biancorossa. 6 minuti e 25 secondi da giocare, 5 Allianz San Severo, 2 Amatori Pescara. Rimessa per la formazione giallonera con Di Marco pronto, scambia con Morgillo, Di Marco apre ancora per Morgillo, non vuole il tiro, va da Cecchetti, prova a liberarsi di Capitanelli e poi serve Ciribeni che subisce fallo ancora da Capitanelli, non poteva fare molto di più l'ex giocatore di Scafati. Due tiri liberi per Leo Ciribeni, 2 punti per lui fino ad ora,
il canestro realizzato in contropiede al primo minuto di gioco. Da allora poi la Allianz non ha più segnato, dopo tre minuti lo fa con Ciripeni dalla lunetta. 2-2. Rimessa per Raiola, su cui c'è sempre in marcatura Matias Di Marco. Pepe, palla sporcata da Ciribeni in maniera fallosa, però secondo il primo arbitro, secondo fallo personale per Leonardo Ciribeni. C'è rimessa laterale per l'Amatori Pescara, 16 secondi a disposizione. Capitanelli a vedersela con Cecchetti, è raddoppiato Capitanelli, pasticcia, poi Di Marco in reverse, va a servire Ciribeni sul quale recupera in stoppata Di Donato, eccolo ancora in possesso di palla, Capitanelli, Raiola. Sembrava un canestro praticamente fatto, ma c'è stato il gran recupero di Di Donato su Leonardo Ciribeni. Tiro di Torresi sbagliato per la palla recuperata da Bini. Buon momento per Bini in questa fase, sia pur non in quello che è il suo marchio di fabbrica, il canestro. Canestro che realizza Leonardo Ciribeni, ancora una volta in contropiede. Molto reattivo Ciribeni sulla palla recuperata in difesa dall'Allianz San Severo. È la terza volta che Ciribeni va in contropiede, per due occasioni è andato a realizzare. 6 punti per Leonardo Ciribeni, e poi nel mezzo di questi due canestri c'è stata la stoppata di Donato. 5 minuti e 14 secondi da giocare, 9-2 per San Severo. Con il time out chiesto da Giorgio Salvemini, confermato coach della Amatori Pescara, che ha evidentemente molto da sistemare, soprattutto in fase offensiva. Si rivede invece il marchio di fabbrica delle formazioni di coach Cohen, squadra sanseverese capace di tenere a 2 punti in poco meno di 5 minuti di gioco l'Amatori Pescara. Intanto entra Icanci al posto di Ciribeni. Ha giocato contemporaneamente con le due guardie in campo, coach Piero Cohen, Ciribeni e Torresi. Adesso prova a alzarsi nello spot di 3 con Icanci al posto di Torresi, e Torresi che scende in quello di guardia. Bel canestro in gancio cielo di altri tempi per Capitanelli, sempre un bel gesto da vedere. Torresi, Di Marco, scivola Raiola due volte lì, sempre nello stesso punto, evidentemente ci sarà da asciugare il fondo del campo. Intanto c'è il canestro di Alessandro Cecchetti, 4 minuti e 20 secondi da giocare in questo primo quarto. Di Donato mette il pallone a terra, Di Donato prova ad andare fino in fondo, appoggia a tabella, palla recuperata dalla difesa sanseverese con Torresi. A vedersela con Di Donato che recupera velocemente, Icanci mette il pallone a terra, Iris Icanci prova a puntare Raiola, poi va da Cecchetti, il tiro di Cecchetti, frazione di passo. C'è cambio per Pescara, entra Andrea Grosso, uno dei due nuovi arrivati, insieme a Pelliccione, di ritorno nella formazione biancorossa. Eccolo Grosso, che è andato a sostituire Bini. Anzi no, Di Donato è uscito dal campo. Intanto Capitanelli realizza il suo secondo canestro consecutivo nell'ambito dello stesso minuto di gioco.
Di Marco, Torresi, c'è Raiola su Torresi, terzo fallo di squadra per Pescara. Allianz che ha speso il bonus, sta per entrare in campo Enzo Cena al posto di Cecchetti. Cecchetti 11-6, 3 minuti e 31 secondi da giocare. Di Marco pronto alla rimessa, scambia con Cena, in palleggio Mattias Di Marco nell'angolo, Torresi va al tiro e non c'è, la stessa sfortuna di Pepe in precedenza per Torresi. Raiola, Bini, Capitanelli a vedersela con Morgillo, Pepe, il blocco di Capitanelli, va al tiro, Pepe realizza, cade anche a terra Simone Pepe e realizza la prima tripla del match per l'Amatori Pescara. Di Marco va al tiro e realizza, pronto il cambio con Matteo Fabi per la formazione sanseverese. Difesa a zona 3-2, Pepe in palleggio, pronto ad entrare anche Battaglia per l'Amatori. Grosso supera sul primo passo Torresi, poi va a subire fallo da Morgillo e ci saranno due tiri liberi per Grosso. Esce Di Marco, positivo l'impatto al match per Mattias Di Marco, livello della sua prestazione di gran lunga superiore alle prime due di questa stagione per l'italo argentino. Intanto sbaglia il primo tiro libero Andrea Grosso, 2 minuti e 32 secondi da giocare, mette a segno il secondo, in doppia cifra il punteggio di Pescara, esce Morgillo e rientra in campo Cecchetti. Rimessa per la Allianz, andrà a servire Cena, anzi no, preferisce andare da Fabi, nonostante la marcatura Fabi riesce a superare agevolmente la metà campo e a impostare questa azione offensiva. Torresi, il blocco di Cena, Fabi ancora, vuole i canci ma poi è costretto ad accentrarsi, scarica per Cena, Cecchetti, palla persa con il recupero in difesa di Grosso che va fino in fondo, il tiro subisce fallo, ci saranno altri due tiri liberi per l'Amatori Pescara. Non limpidissima l'azione offensiva dell'Allianz in precedenza. Primo fallo per Torresi, Grosso ancora in lunetta, 13-10. Pelliccione rientra al posto di Bini, rientra Di Marco al posto di Torresi, gioca anche in questa fase con due play in campo coach Piero Cohen, così come aveva fatto nel finale della partita di domenica scorsa al Palamelilla di Ortona. Corto il primo, si rivedono poi i tiri liberi di Chiacic di 15 giorni fa. Si riscatta Grosso con il secondo tiro libero messo a segno e riporta a meno 2 l'Amatori. Fabi per Di Marco, i canci, taglia, riceve Cecchetti, Fabi si ferma, ha il problema di liberarsi per andare al tiro, va, preferisce poi andare al tiro e va a prendersi la seconda stoppata di Capitanelli nel match. Di Marco sbagliato, Capitanelli a rimbalzo, una garanzia nel pitturato la prestazione di Andrea Capitanelli, eccolo inquadrato. Pelliccione che subisce fallo, lunetta anche per lui, fallo ancora di Enzo Cena. Situazione falli complicata per la formazione sanseverese. Pelliccione mette a segno il primo tiro libero. Amatori che ha ancora speso solo 3 falli, ancora un altro da sfruttare per il bonus.
e c'è pareggio a quota 13 a 1 minuto e 30 da giocare. Fabi per Cecchetti, va da Di Marco, Fabi ancora, il tiro di Matteo Fabi che realizza, esulta Di Marco verso il compagno di reparto, più 3 Allianz, 1 minuto e 10. Grosso su di lui, Canci difende a uomo l'Allianz in questa fase, c'è il tiro dall'angolo sbagliato da Battaglia, i Canci, Fabi, i Canci a vedersela con Grosso, avvicinamento a canestro e si gira i Canci, gesto atletico e tecnico eccezionale per Iris Canci. Parziale aperto di 5-0 per l'Allianz. Grosso in palleggio, Battaglia su di Luce, Di Marco, Cecchetti su Capitanelli, al tiro sbagliato, il rimbalzo è dello stesso Battaglia ma il pallone esce fuori, rimessa dal fondo per l'Allianz, 23 secondi da giocare, formazione sanseverese che può utilizzare tutto il tempo per non dare replica all'Amatori Pescara. Secondi da giocare, ovviamente giocherà col cronometro Di Marco, sale Cecchetti, c'è il fallo di Battaglia su Di Marco, intelligente questa decisione sulla partenza di Di Marco, Battaglia è andato a spendere il fallo, essendo soltanto questo il quarto fallo di squadra. 6 secondi e azione spezzata per l'Allianz, ovviamente che dovrà ricominciare con una rimessa spettacolare di Di Marco per i Canci che va a realizzare, 20-13, applausi scroscianti al Pala Castellana per l'Allianz. Stanno per rientrare in campo le formazioni per dar vita al secondo quarto del match valido per la terza giornata di campionato tra Allianz, Cestistica San Severo e Amatori Pescara. Pescara che dovrebbe rientrare con Pelliccione, Pepe, Raiola, Grosso e Di Donato. Allianz che non dà ancora indizi sui giocatori che potrebbero ritornare sul rettangolo di gioco. Confermato il quintetto per coach Salvemini che deve recuperare 7 punti alla formazione sanseverese che adesso entra in campo con Cecchetti, Cena, Di Marco, Fabi e i Canci. Di nuovo contemporaneamente con Di Marco e Fabi in campo. Grosso è pronto per la rimessa a metà campo. I Canci in marcatura su Grosso, Di Marco su Raiola, Cena su Di Donato, Cecchetti su Pelliccione e Fabi su Pepe. Poi si dispone a zona, 3-2, Pelliccione, raddoppiato, palla strappata da Cena, serve Di Marco. Cena può provare la pallotta che non c'è. E non c'è neanche la replica di Mattias Di Marco. Una furia Salvemini sulla palla persa in attacco dall'Amatori Pescara. Raiola per Pelliccione, si gira, arresto, passo e tiro per Pelliccione, 9 minuti e 10 secondi, 20-15, 2-0 in questo parziale per l'Amatori Pescara, ma c'è subito la replica di Matteo Fabi, pronto a rientrare in Battaglia con Salvemini che ha qualcosa da dire a Simone Pepe, probabilmente su quella non marcatura proprio sul canestro di Matteo Fabi. Adesso c'è il fallo di Canci su Di Donato che andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Ecco il cambio con il ritorno in campo del numero 6 e l'uscita del numero 4
come avevamo annunciato in precedenza, e Salvemini ha qualcosa da dire al suo giocatore rientrato in panchina, determinante nella splendida cavalcata della passata stagione, Simone Pepe. Intanto sbaglia il primo tiro libero Emidio Di Donato, mette a segno il secondo. Alla rimessa è pronto Enzo Cena per il connazionale Mattias Di Marco. Supera la metà campo, Cena, i ganci, 2-3 in difesa anche per Pescara. I ganci, arresto e tiro per i ganci, palla sporcata da Pelliccione, poi lotta Di Marco nel tentativo di rubare palla a Battaglia. Raiola, Battaglia ancora, vuole il servizio per Pelliccione che non c'è, poi va da Raiola che va al tiro, sbagliato, rimbalzo di Icangi, supera la metà campo Icangi, prova a recuperare Raiola, serve Bini, Battaglia, anzi è Fabi, 23-16, non c'è la replica di Matteo Fabi, lì da dove aveva segnato in precedenza. Sbaglia Di Donato, rimbalzo di Di Marco, il palleggio Mattias Di Marco, Iris Icangi, Di Marco ancora, c'è il blocco di Cecchetti, lo sfrutta Di Marco, apre per Fabi che prova ad aprire per Di Marco che probabilmente si aspettava il terzo tempo tiro, si stava centrando Di Marco mentre Fabi aveva pensato di liberare il capitano giallo-nero al tiro. Palla persa in attacco per San Severo, 23-16, 7 minuti e 32, Raiola in palleggio, Raiola ancora per Capitanelli, va al tiro Capitanelli, sbagliato, il rimbalzo di Cena in tagliafuori su Bini, anzi su Di Donato. Palla persa da Di Marco, meglio recuperata da Pelliccione, eccolo in palleggio, pronto a rientrare Pepe. Raiola chiama lo schema per Pelliccione, palla dentro Capitanelli, Pelliccione finta il tiro, poi serve dietro la schiena Capitanelli che subisce fallo e andrà in lunetta per due tiri liberi. Anzi è stato Di Donato a subire un colpo al mento, esce Cena, rientra in campo Ivan Morgillo, due falli di squadra per San Severo, zero falli di squadra per Pescara. Ritorna in campo Torresi al posto di Icangi, gravato di due falli personali. Di Donato, Raiola, Pelliccione, Capitanelli e Pepe, il quintetto biancorosso. Allianz in campo con Cecchetti, Torresi, Morgillo, Fabi e Di Marco. Sbaglia il primo tiro libero Di Donato. Seconda opportunità per lui. Scende a due possessi il divario tra le due squadre, 23-17. 6 minuti e 40 secondi da giocare, Mattias Di Marco in palleggio. Prova a entrare nel pitturato, step back per Di Marco che va a realizzare. Più 8 per San Severo. Raiola, su di lui come un'ombra, Mattias Di Marco. Di Donato, Capitanelli, raddoppiato, palla recuperata da Fabi che però si vede scippare la sfera da Emidio Di Donato che va all'inchiodata. C'è il cambio, ritorna sul parquet Leo Ciribeni, probabilmente uscirà Matteo Fabi. In effetti così è. Ciribeni guardia, Torresi di nuovo 3, stante l'assenza dal campo per Icangi, 4 per Morgillo, 5 per Cecchetti, i ruoli dell'Allianz. Cecchetti, Di Marco, Ciribeni può pensare al tiro, poi ci ripensa Di Marco, ecco lui va al tiro, primo ferro, pallone recuperato da Pepe, prova a superare
Torresi, ma poi la palla viene recuperata da Di Marco. Torresi, piazza la tripla. 38-19, alle soglie della doppia cifra. Il vantaggio Allianz. Quando mancano 5 minuti e 30 secondi, chiama la palla Capitanelli. Cecchetti, ma è recuperata la palla da Di Marco. Nel tentativo di apertura, Di Marco prova a servire Cecchetti e fa segno ai suoi compagni di squadra. Ne eravate in due, Cecchetti e Morgillo. Nessuno ha inteso il servizio di Mattias Di Marco. 28-19, palla recuperata da Leo Ciribene. Ancora un contropiede per Ciribene. È tornato Leo Ciribene. Non era al meglio nelle prime partite di campionato, non era al meglio in pre-campionato. Questa sera sta riscattando le opache prestazioni. Intanto c'è il fallo di Cecchetti su Capitanelli. Non possiamo dire che c'erano ruggini da playoff 3-2, dal momento che Cecchetti lo scorso anno giocava a Bisceglie, non ha vissuto l'atmosfera intensa ma corretta tra le due squadre nell'appendice di campionato. Capitanelli lunetta per due tiri liberi. 4 minuti e 51, 30-19. C'è da attendere ancora qualche istante prima della ripresa del match. C'è da asciugare il fondo del campo su richiesta di Paolo Pelliccione. 4 minuti e 51 secondi da giocare. Allianz San Severo che ha replicato la buona prestazione nel primo quarto anche in questa prima metà del secondo quarto, e il risultato è un vantaggio di 9 punti dopo il 2 su 2 dalla lunetta per Andrea Capitanelli. Di Marco scambia con Cecchetti, non c'è il ritorno della palla consegnata, riceve Ciribene. 10 secondi per questa azione di attacco dell'Allianz. Apre per Cena, la tripla di Cena, non c'è, rimbalzo di Di Donato che serve immediatamente Andrea Grosso, lo aspetta Di Marco, il palleggio Andrea Grosso va a servire battaglia, su di lui Ciribene in marcatura, Capitanelli da tre, frusta il pallone ma non entra. 30-21, Di Marco si nasconde dietro Cecchetti, va da Cena, Ciribene, non vuole il tiro, prova ad avvicinarsi, serve ancora Cena, che serve un pallone delizioso ad Alessandro Cecchetti, ex compagno di squadra due stagioni addietro a Bisceglie. 32-21, 3 minuti e 54 da giocare, tiro libero supplementare anche per Cecchetti. Tre falli per San Severo, un fallo per Pescara, questo fischiato nei confronti di Cecchetti, pronto per il tiro libero supplementare che non va lungo, era chiaro già dalla parabola. 3 minuti e 51, 32-21, ancora oltre i 10 punti di vantaggio per San Severo. Raiola prova, finta il tiro, ma poi il Grosso va a servire Di Donato che prova a piazzare la tripla dall'angolo. C'è il rimbalzo offensivo, si lotta sotto le france fino a quando Cecchetti va a lanciare Ciribene che va a realizzare. Subisce fallo da Raiola e andrà anche per il tiro libero supplementare. 34-21. Time out per l'Amatori Pescara. Secondo time out del secondo quarto per coach Salvemi. Secondo fallo di squadra in questo secondo quarto per Stefano Raiola e secondo fallo personale per il capitano biancorosso.
tiro libero supplementare per Leo Cirimpedi, tra i migliori in campo questa sera. 3 minuti e 27, 34 a 21. Con le due squadre che sono ancora raccolte attorno ai rispettivi allenatori, le due formazioni che sono a caccia della seconda vittoria stagionale. Pescara ha perso nel match inaugurale a Giulianova, San Severo che ha perso domenica scorsa al Palavelilla di Ortona. Poi la vittoria dell'Amatori domenica sulla MD Discount Monteroni. San Severo che nella partita che ha aperto la stagione qui al Palacastellana ha battuto la Puma Trading Cusionico Taranto. 3 minuti e 27 da giocare. Ciribeni è pronto per il tiro libero supplementare, in campo insieme a Cecchetti, Torresi, Di Marco e Cena. Per Pescara ci sono in campo Battaglia, Grosso, Capitanelli, Di Donato e Raiola. Ciribeni è pronto. Non c'è il tiro libero anche per Ciribeni, così come in precedenza per Alessandro Cecchetti. Palla per Pescara, Battaglia, Grosso, dentro per Capitanelli, prova a rubare palla Di Marco, poi Battaglia, servito da Capitanelli, va a realizzare. 34 a 23, 3 minuti tondi tondi da giocare, prima del riposo lungo. Torresi per Di Marco, dentro per Cecchetti, stoppato Cecchetti da Emidio Di Donato. Grosso, marcatura uomo per l'Allianz in questa fase. Raiola prova a rubare palla a Ciribeni, Raiola ancora su di lui, Cecchetti corto, Torresi 3 contro 1. Ciribeni va al tiro sbagliato, il rimbalzo è di Cecchetti che realizza e c'è anche fallo per il tiro libero supplementare. Sull'errore di Ciribeni, Cecchetti è andato a recuperare il rimbalzo, ha realizzato, ha subito fallo ed è pronto in lunetta per il tiro libero supplementare. Ma prima c'è il time out chiesto da coach Piero Coin, il primo time out del match per il tecnico sanseverese. Tre falli di squadra sia per San Severo che per Pescara. 2 minuti e 26 secondi da giocare, più 13 per l'Allianz che gioca per il massimo vantaggio con il tiro libero supplementare a cui si dedicherà Ciribeni al rientro in campo delle due formazioni. Va ricordato che l'Allianz non è stata particolarmente precisa dalla lunetta nei tiri liberi supplementari. Prima Ciribeni e poi Cecchetti hanno sbagliato sul fallo subito a canestro realizzato. 2 minuti e 26, i due arbitri che invitano le due squadre a rientrare in campo, ricordiamo coppia arbitrale composta da Giovanni Roca e Pietro Rodia, entrambi di Avellino. Cecchetti, Ciribeni, Di Marco, Torresi e Cena da una parte, Pepe, Grosso, Raiola, Capitanelli e Di Donato dall'altra. Cena e Di Marco all'eventuale rimbalzo per San Severo, Raiola, Capitanelli e Di Donato per l'Amatori Pescara. Dunque anche questo, così come in precedenza per Alessandro Cecchetti, Grosso a portare palla. Con Raiola in campo, se ne incarica Grosso, eccolo Raiola servito adesso, Capitanelli che ha un po' di centimetri di surplus rispetto a Cecchetti. Torresi sull'errore al tiro di Pescara, Cena apre per Ciribeni, Di Marco va al tiro di Marco e c'entra la tripla. 39 a 23 per l'Allianz, 1 minuto e 45. Raiola per Grosso, Raiola,
Capitanelli, pressione di passo clamorosa per Capitanelli. Di Marco, scena alla recuperata da Raiola, poi in collaborazione con Pepe che costruisce questa azione offensiva e va al servizio per Di Donato che realizza. Parziale di 4-0 aperto per Pescara, 39-27, 1 minuto e 8 secondi da giocare. Ciribeni scambia con Di Marco, non c'è la linea di passaggio, la trova adesso per Ciribeni il capitano sanseverese. Ciribeni si nasconde dietro Cecchetti che va a colpire Raiola secondo la coppia arbitrale e quindi c'è fallo al giocatore sanseverese, il primo personale, il quarto di squadra. 55 secondi da giocare. Raiola, Pepe, Raiola ancora, Di Donato prova il tiro sbagliato ma c'è il rimbalzo di Capitanelli che appoggia a tabella e realizza. C'è fischio arbitrale e ammonizione a Capitanelli, bisogna lasciare il pallone dopo aver realizzato per evitare provvedimenti disciplinari. Esce Ciribene e ritorna Fabi, 39-29, 36 secondi da giocare, possesso di palla Sansevero. Di Marco per Cecchetti, Fabi non può andare fino in fondo Sansevero, almeno 12 secondi di replica l'Amatori Pescara, la palla recuperata da Cecchetti, ne restano 5 adesso di replica per Pescara, il cronometro resettato a 14 secondi per questa seconda opportunità di Sansevero. Di Marco punta Capitanelli per Cena, deve andare al tiro Cena, mancava un solo secondo, ancora un rimbalzo di Cecchetti, questa volta c'è un tiro di Fabi, Cecchetti va al tiro sbagliato, 4 opportunità per Sansevero che non riesce a chiudere al canestro questa ultima azione. Finisce qui il secondo quarto sul 39-29. Tutto pronto per il secondo tempo del match tra l'Allianz Cestistica Sansevero e l'Amatori Pescara. Si ripartirà dal 39-29 con cui ha chiuso in vantaggio la formazione di coach Piero Cohen. I punti realizzati fino ad ora: Di Marco 7, Icanci 4, Torresi 3, Morgillo 3, 6 per Cecchetti e 10 per Ciribeni. Per l'Amatori Pescara ci sono 3 punti di Pepe, 6 di Di Donato, 4 per Pelliccione, 4 per Battaglia e 12 per Capitanelli. Chiude Grosso con 2 punti ai rimbalzi, rimbalzi totali 16 per l'Allianz, 10 per Sansevero. La differenza probabilmente viene fuori dalla precisione della lunga distanza, dove Sansevero ha realizzato 5 canestri su 10 tentativi, un solo canestro da 3 su 8 tentativi invece per l'Amatori Pescara. L'unico a realizzare dalla lunga distanza è stato Simone Pepe con 1 su 4. Sansevero che entra in campo con Cecchetti, Torresi, Di Marco, Morgillo e Ciribeni. Pescara lo fa con Raiola, Capitanelli, Pepe, Pini e Grosso. Rimessa di Torresi per Di Marco, si riprende da più 10 Sansevero. Di Marco in palleggio, Torresi, Di Marco ancora, c'è il blocco di Cecchetti che scende, esce dal blocco Torresi, supera Raiola, Di Marco ancora al tiro sbagliato, il rimbalzo è recuperato da Capitanelli. Raiola ad impostare l'azione offensiva della formazione abruzzese. Pepe che riceve da Capitanelli, ribalta per Raiola che va al tiro dall'angolo, la palla recuperata dalla formazione in attacco che resta con 14 secondi a disposizione in fase offensiva. Penetra e scarica di Pepe con il pallone che arriva a Bini al tiro da 3, il rimbalzo questa volta è di Cecchetti per Di Marco, un errore per parte Cecchetti, Torresi, Cecchetti, anzi è Ciribeni, Di Marco, Torresi, alza la parabola Torresi, il rimbalzo di Cecchetti che va a realizzare.
Due punti per Alessandro Cecchetti, che a quota 8, 4 su 4 al tiro per lui. Pepe dal tiro, anche lui alza la parabola ma con minore fortuna. Ciribeni, arresto e tiro, sbagliato il rimbalzo di Pepe. Raiola, 8 e 18 da giocare, c'è il fallo di Di Marco su Stefano Raiola, subito il primo fallo di squadra per San Severo. Secondo fallo. 11, 12 falli commessi da San Severo, 7 quelli dalla Amatori Pescara. Bini va al tiro, sbagliato, il pallone è recuperato dall'Allianz poi alla fine con Ciribeni per Morgillo, però è con un piede fuori Andrea Grosso quando entra in possesso della sfera. 21 secondi per l'Allianz, rimessa dal fondo per San Severo, conciliabolo tra i due arbitri, 21 secondi da confermare come tempo a disposizione per l'Allianz in questa fase di attacco. Di Marco per Torresi, che restituisce la sfera al capitano. Di Marco prova ad aprire per Morgillo, la palla fermata dalla difesa pescarese. Raiola che riceve da Pepe, Grosso, Bini, capita Nelly Bini, Canelli ancora, se la vede con Cecchetti, uno contro uno, apre per Grosso, va al tiro, sbagliato, il rimbalzo è recuperato da Morgillo, c'è il fallo di Grosso. Coach Cohen chiede a Torresi di andare a raddoppiare, 41 a 29, con possesso di palla per San Severo, parziale 2 a 0 per la Allianz. Di Marco per Torresi, il palleggio Torresi, Cecchetti, Di Marco, il blocco di Cecchetti per Di Marco, ma capisce tutto Bini, antisportivo di Di Marco. 2 tiri liberi più possesso di palla per la Amatori Pescara, antisportivo al capitano sanseverese. 3 falli personali per Mattias Di Marco. Pronto a rientrare in campo Matteo Fabi al posto di Mattias Di Marco, gravato di 3 falli. 7 punti per Di Marco, 6 per Fabi, 2 su 3 dalla lunga distanza per Matteo Fabi. Un gel rimbalzo su 2 tiri di Bini. Su 13 dalla lunetta per Pescara, sbaglia il secondo Bini, un punto per lui fino ad ora, l'unico quello realizzato dalla lunetta nell'1 su 2 in precedenza. Possesso di palla per Pescara, Grosso, Raiola, presa uomo per San Severo con Cecchetti che prova a marcare avanti Capitanelli, poi è Capitanelli che riesce a prendere posizione davanti a Cecchetti che è costretto a commettere fallo. Secondo fallo per Alessandro Cecchetti, terzo fallo di squadra per San Severo. Grosso, Capitanelli, va da Raiola, il tiro di Raiola corto, rimbalzo di Ciribeni. Bini, Fabi, Fabi ancora, Ciribeni, difende a uomo anche Pescara. Torresi, si alza al tiro Mauro Torresi, mano educatissima per l'ex giocatore di Biceglie. 43 a 30. Attacco Pescara ancora con un servizio
delizioso di Pepe per Capitanelli, che va a realizzare 43-32. Fabio in palleggio, esce dal blocco, riceve Torresi, vuole il servizio Morgillo, ma poi va a proporre il blocco Morgillo, va al contatto con Bini, subisce Papo da Capitanelli. Andrea Lunetta per due tiri liberi. Ivan Morgillo, l'autore del canestro in apertura del match. Due tiri liberi per Morgillo, primo viaggio in lunetta per lui, in precedenza 2 su 3 per Ciripeti, 0 su 2 per Cecchetti, 0 su 1 per Ceda. 43-32, 5 minuti e 59 da giocare in questo terzo quarto. Taglia il secondo tiro libero Morgillo. Raiola, Capitanelli, Pepe, Bini per Raiola che va al tiro corto anche in questa occasione. Torresi praticamente fa un assist per Raiola che realizza. Fabi, punteggio speculare 43-34. Fabi in palleggio per Morgillo, apre per Cecchetti dalla lunetta, fa saltare Capitanelli e poi va a posare a canestro. ...45-34... in doppia cifra Alessandro Cecchetti, 10 punti per lui, 5 su 5 al tiro. Palla recuperata da Ciribeni per Fabi, può andare fino in fondo Fabi che realizza. 8 punti per Fabi. 4-44, 47-34. Tiro sbagliato da parte di Pepe. Fabi recupera il pallone. Nel palleggio Fabi, vuole il pick and roll con Cecchetti, non si perfeziona, poi apre per Ciribeni che sfrutta il blocco di Cecchetti. Va a realizzare. Fabi ancora una volta Ciribeni ad opera di Capitanelli. 12 punti per Ciribeni, 4 su 4, 5 su 5 da 2, 2 su 3 ai tiri liberi e time out per Pescara sul terzo fallo di Capitanelli. 49-34, a 4 minuti e 23 secondi da giocare ancora al termine della terza frazione, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B edizione 2016-2017. Ammutoliti i tifosi pescaresi. Ne sono 14 nella postazione dedicata alla tifoseria ospite al Pala Castellana, i sostenitori biancorossi. Rientra in campo l'Amatori Pescara con Di Donato, Raiola, Pelliccione, Battaglia e Pepe. Rientra anche l'Allianz con Ciribeni, Torresi, Morgillo, Fabi e Cecchetti. Si riprenderà dal tiro libero supplementare di Leo Ciribeni, già pronto in lunetta. Non è valido questo tiro, bisogna rieseguire per l'invasione contemporanea di Pelliccione e Morgillo. 2 su 3 per Ciribeni fino ad ora, 3 su 4. 50-34, marcatura uomo per coach Cohen con Ciribeni su Pepe, eccolo. Scambio di marcatura sui blocchi. Pelliccione, Pepe, Pelliccione può provare da 3, lungo il tiro di Pelliccione.
approssimativa la conclusione uscita dalle mani del giocatore in maglia numero 3 che adesso va a sporcare il palleggio di Ciribelli. 50 a 34, 4 minuti da giocare. Massimo vantaggio Allianz su questo canestro che porta 52 lo score di squadra della formazione giallonera. Raiola, palla sporcata da Morgillo per Ciribelli che va ad evitare la marcatura di Pepe, va a realizzare. Top scorer del match, Leonardo Ciribelli. Tiro ancora una volta sbagliato da Pescara dalla lunga distanza. Felliccione che scambia con Di Donato, il pallone che resta nelle mani dei giocatori di Pescara fino a quando ne esce vincitore l'Allianz, con Ciribelli che prova a servire Cecchetti. Erano tutti avanti i quattro compagni di squadra e sulla pressione di Pepe Ciribelli non è riuscito a servire un compagno di squadra. 54 a 34 più 20, 3 minuti e 06 da giocare. Grosso per Pepe, c'è il fallo in attacco a Di Donato. Tre minuti da giocare, 4 falli di squadra per Pescara. Questa volta è Pescara a spendere per prima il bonus, nei due quarti precedenti lo aveva fatto sempre Sansevero. Più 20 per l'Allianz che in questi ultimi 3 minuti di gioco in possesso di palla a fallo subito. Andrà in lunetta per due tiri liberi anche se il fallo sarà subito non in esecuzione di tiro. Rocca e Rodia, la coppia avellinese che è stata designata per dirigere questo match. Allianz che ha perso gli ultimi tre incontri disputati con l'Amatori Pescara, mentre nella stagione regolare aveva vinto entrambi i match. La prima partita disputata proprio in apertura di campionato al Pala Elettra con un canestro all'ultimo secondo di Di Marco, poi la replica qui al Pala Castellana. Nei playoff, nella semifinale dei playoff, Sansevero aveva vinto il primo match di 35 punti, poi ha perso le altre tre partite successive. La seconda a Sansevero e poi la terza e quarta al Pala Elettra. Attacco Allianz, Cecchetti, Fabi, Morgillo al tiro da tre, realizza Ivan Morgillo la seconda realizzazione dalla lunga distanza per l'ex Avellino. 2 minuti e 34, 57 a 34 per Sansevero. C'è un contatto tra Torresi e Pelliccione, fallo fischiato al giocatore sanseverese e adesso spende il bonus dei falli Mauro Torresi. Secondo fallo personale per Torresi. 2 minuti e 28, 5-7, 3-4 alla rimessa dal fondo Andrea Grosso con 14 secondi a disposizione. Il tiro immediato per la realizzazione di Pasquale Battaglia. Ciribelli per Fabi. Fabi ancora in palleggio, Ciribelli. Morgillo prova a ribaltare, la palla è recuperata dalla difesa e Battaglia che ne entra in possesso per Grosso. Di Donato, Grosso, Pelliccione, Battaglia. Prova a rubare palla Ciribelli sul servizio a favore di Pelliccione, poi c'è il fallo di Morgillo su Di Donato. È una furia coach Piero Cohen su Matteo Fabi. Quarto fallo per Ivan Morgillo. Non è una buona notizia per l'Allianz che, ricordiamo,
deve fare a meno di Andrea Guarisa per infortunio, quell'infortunio subito proprio in occasione di gara 2 dei playoff con l'Amatori Pescara, lì proprio nel pitturato dove è inquadrato adesso dal cameraman Nazario Tartaglione. C'è il secondo tiro libero prima del cambio per il ritorno in campo di Cena al posto di Morgillo, uscirà anche Ciri Beni per il ritorno in campo di Mattias Di Marco. Di Marco e Fabi in campo contemporaneamente, Fabi che serve Cena, che si incarica di superare la metà campo, Fabi vuole Cena in post, poi sfrutta il blocco di Cecchetti e il pick and roll con Cecchetti. 1 minuto e 26, 59 a 38. Andrea Grosso, eccolo che riceve ancora, poi prova a servire Pelliccione sul quale va a spendere fallo Torresi. E Pelliccione andrà in lunetta per due dribbling. Terzo fallo per Torresi. Pronto Pelliccione per i due tiri liberi, 4 punti per lui, 2 su 2 dalla lunetta fino ad ora. Porto il primo, sporca il percorso netto fino ad ora Pelliccione, mette a segno il secondo, 1 su 2 per il meno 20 dell'Amatori Pescara. Cena, c'è da superare la metà campo entro gli 8 secondi, lo fa Matteo Fabi, c'è il blocco di Cecchetti che apre per Torresi, Di Marco, Torresi ancora, Cecchetti, porto. Il primo errore al tiro per Alessandro Cecchetti dopo quasi 30 minuti di gioco. Battaglia, sbaglia il rimbalzo di Cecchetti, 43 secondi da giocare. Matteo Fabi, Cecchetti ancora, c'è troppo traffico nel pitturato. Di Marco, Fabi, prova la conclusione Fabi, secondo ferro, Cena che non riesce a controllare la sfera dopo averla strappata a Paolo Pelliccione. 28 secondi a disposizione in questo finale di quarto, entra in campo i Ganci al posto di Di Marco. E Torresi potrà tornare nel ruolo di guardia. 59 a 39. Pelliccione, Pepe, al tiro Pepe sbagliato, ma c'è il fallo di Icanci che permetterà a Pepe di andare lunetta per 3 tiri consecutivi. Terzo fallo anche per Iris Icanci. 3 tiri liberi per Pepe. Primo viaggio di lunetta per lui, mette a segno il primo. 4 punti per Pepe che ha 0 su 2 da 2 e 1 su 5 da 3. Mette a segno anche il secondo tiro libero. Percorso netto per Simone Pepe, esce i canci. Anzi, esce Cena e ritorna in campo Mattias Di Marco. Formazione offensiva per coach Cohen. Fabi, Di Marco ancora, 10 secondi da giocare, ovviamente non ci sarà presumibilmente replica per l'Amatori. Frazione di passi per Mauro Torresi. Pescara che ha quasi 5 secondi a disposizione e quindi quella replica c'è per l'Amatori Pescara. Battaglia per Pepe, da lunghissima distanza Pepe va al tiro sbagliato, il rimbalzo era stato recuperato dai canti. Terzo quarto che termina sul 59 a 42.
Ultimo quarto si riprenderà dal 59 a 42 per la Allianz San Severo, le due formazioni che entrano in campo rispettivamente con questi quintetti. Formazione di casa con Cecchetti, Torresi, Morgillo, Di Marco e Ciribeni. Formazione abruzzese con Pepe, Pelliccione, Battaglia, Di Donato e Grosso. Battaglia è pronto per la rimessa proprio per Grosso. Pelliccione, Pepe, palla consegnata e blocco per Pelliccione, c'è il canestro da tre punti di Andrea Grosso, 59 a 45, Pescara che pian piano riduce il divario, Di Marco per Ciribeni, Di Marco, Torresi, Cecchetti, 3 secondi, va al tiro Cecchetti, il suono della sirena, Alessandro Cecchetti, 16 punti per lui, 8 su 9 al tiro, Grosso, cortissimo, Di Marco, un palleggio Di Marco per Torresi, arresto e tiro per Torresi che realizza ancora. Due punti per Mauro Torresi, 7 punti per lui, 2 su 4 da 2, 1 su 2 da 3. E adesso c'è la tripla di Pepe, 63 a 48, 15 punti di vantaggio. Sta per rientrare in campo Capitanelli, 14 punti per lui, 6 su 8 da 2. 2 su 2 tiri liberi, 0 su 1 da 3 per il giocatore seduto sul cubo del cambio. Ciribeni stoppato da Pelliccione, c'è cambio, rientra i Canci probabilmente al posto di Ciribeni. Per Pescara esce Di Donato posto di Capitanelli, per San Severo c'è il cambio, i Canci, Ciribeni, Morgillo, Torresi, c'è fallo in attacco per Mauro Torresi, quarto fallo personale per l'ex capitano dell'Ambrosi. 4 falli Torresi, 4 falli Morgillo, la situazione è pesante dal punto di vista dei falli per la Allianz. Quando mancano poco più di 8 minuti in questo quarto finale, Pepe prova da 3, Pepe sbagliato, il rimbalzo di Cecchetti che però non riesce a controllare la sfera, rimessa dal fondo per l'Allianz, 63 a 48, 8 minuti da giocare. Con la rimessa di cui se ne incaricherà Andrea Grosso, c'è ancora cambio prima della rimessa, pronto a rientrare Ciribeni al posto, vediamo un po', di Torresi, cambio pressoché automatico dopo il quarto fallo di Mauro Torresi. Pepe, blocco per Pepe di Capitanelli, poi va al tiro Grosso, sbagliato, rimbalzo di Morgillo per Di Marco, serve i Canci, fermato da Pelliccione. Pepe per Battaglia che va alla tripla, non c'è bisogno di alzare i ritmi per l'Allianz San Severo che adesso sta facendo il gioco dell'Amatori Pescara. E di qui evidentemente il time out chiesto da coach Piero Cohen. 63 a 51 Pescara che si avvicina verso, per andare sotto la doppia cifra di distacco. 6-3-5-1, mancano 7 minuti e 40 secondi ancora da giocare, la partita è ancora lunghissima. E
ancora tutta da giocare in termini di valutazione. Il migliore in campo fino ad ora è Alessandro Cecchetti con 21 di valutazione, in doppia doppia 16 punti e 11 rimbalzi per Cecchetti, 21 di valutazione per lui. Pronto alla rimessa Morgillo per Di Marco. Ciribeni e l'Allianz supera la metà campo. Chiama lo schema Di Marco, Morgillo, i canci, marcatore a uomo ancora per Pescara. Di Marco, Ciribeni, va al tiro Leo Ciribeni, secondo ferro, rimbalzo di Capitanelli che era uscito sul tiro del giocatore sanseverese. Pepe, palla che giunge a Grosso da Pelliccione, il tiro sbagliato di Battaglia, rimbalzo ancora di Grosso. 6 minuti e 58, la partita è tutt'altro che finita, con Pescara che è squadra che ha nelle corde la possibilità di portare a casa la vittoria, recuperare questo attuale meno 10, e se Grosso dovesse mettere a segno anche il tiro libero supplementare scenderebbe sotto la doppia cifra il divario. Non c'è il rimbalzo di Morgillo. Di Marco, i canci, Morgillo non consegna a Di Marco, la consegna ai canci. Ecco adesso Di Marco che subisce fallo da Battaglia, è il primo fallo di squadra per Pescara, terzo personale per Battaglia, esce i canci, ritorna in campo Matteo Fabi. Rimessa laterale per l'Allianz con 14 secondi a disposizione. Di Marco per Morgillo che gli restituisce la sfera. Di Marco ancora in palleggio, c'è il blocco di Morgillo. Fabi, c'è il fallo in attacco di Matteo Fabi su Andrea Grosso. Mancavano 3 secondi al termine dell'azione offensiva per l'Allianz quando Matteo Fabi è andato a spendere il suo primo fallo personale, il terzo di squadra per l'Allianz. 6 minuti e 27, 6-3, 5-3. Quarto parziale nettamente di marca pescarese, 4-11 il parziale. Stoppato da Morgillo, Pepe, Di Marco, palla alzata che però riesce a recuperare Ciribeni. Di Marco, il blocco di Cecchetti, Di Marco ancora, palla rubata, Grosso può andare fino in fondo ad appoggiare a tabella. Di Marco, 6-3, 5-5. Morgillo può provare da 3, c'è la tripla di Morgillo, terza tripla, e questa potrebbe rivelarsi fondamentale per l'economia del match. Questa tripla di Morgillo, quando Pescara iniziava a fare la voce grossa. Battaglia, la conclusione di Paolo Pelliccione, 6-6, 5-7. Pensate, se non avesse realizzato Morgillo si sarebbe su 63-57, solo 2 possessi tra le due squadre, invece i possessi ne sono 3. Morgillo va ancora a tiro e realizza 5 punti consecutivi per Ivan Morgillo, 6-8, 5-7. Pronto a rientrare Di Donato per i biancorossi. Capitanelli per Pepe, Battaglia va al tiro sbagliato, rimbalzo di Ciribeni. Fabi, su di lui c'è Battaglia,
attende ancora il cambio di Donato, c'è il fallo in attacco per Fabi, secondo fallo consecutivo in attacco per Matteo Fabi. Esce Pelliccione per il ritorno in campo di Donato. Minuti e 29, 6, 8, 5, 7. Questa volta organizza Grosso che si mette in proprio, va al tiro, sbagliato, il rimbalzo di Fabi per Di Matto. Subito da Ciribeni, non vuole il tiro Ciribeni, vuole abbassare i ritmi e fa bene Leonardo Ciribeni per l'Allianz San Severo. Di Marco va al tiro, sbagliato, c'è il fallo, tre tiri liberi sul fallo di battaglia. Ovviamente Pescara ha interesse ad alzare i ritmi del gioco. 4 minuti e 03, 6, 8, 5, 7. Di Marco mette a segno il primo dei tre tiri liberi. Anche il secondo. C'è il terzo. Cecchetti lascia la postazione all'eventuale rimbalzo dove resta solo Morgillo per l'Allianz. Non ce n'è bisogno del rimbalzo, c'è cambio. Ultimi 4 minuti in cui giocherà presumibilmente sempre Stefano Raiola. Dopo l'opportuno riposo per il capitano biancorosso, Pepe Raiola. Capitanelli in battaglia. Capitanelli, palla sporcata da Ciribeni ma non controllata dalla difesa. Va al tiro dalla lunga distanza Pescara, poi battaglia riesce a recuperare il rimbalzo. Pepe va ancora al tiro dalla lunga distanza, sbagliato, c'è un fischio arbitrale a Di Marco su Raiola. Si affida al tiro dalla lunga distanza la formazione di coach Salvemini per cercare di riaprire un match. Manca poco per la riapertura completa di una partita che nel corso del secondo e del terzo quarto sembravano avviarsi verso una semplice affermazione per l'Allianz. Intanto Raiola sbaglia il primo tiro libero. C'è il secondo, 7-1-5-8. Sempre 13 punti di vantaggio per San Severo, 3 minuti e 33. Raiola in marcatura su Di Marco. Sfrutta il blocco di Cecchetti, Di Marco va a tiro e realizza. 7-3-5-8, 3 minuti e 14, Raiola per battaglia, Capitanelli, Pelliccione, anzi è Di Donato, va a servire per il canestro realizzato da battaglia, 7-3-6-0, Di Marco, Fabi, 2 minuti e 50, Mattias Di Marco, va al tiro e realizza con una mano, alza la parabola davanti a Capitanelli. Mattias Di Marco, battaglia, Capitanelli inchioda, scarica la rabbia evidentemente Andrea Capitanelli in questa conclusione. Di Marco a vedersela con Raiola, Fabi a vedersela con battaglia, Fabi adesso è Di Donato su di lui, Di Marco al tiro corto, rimbalzo e recuperato dalla difesa ma in maniera fallosa per l'intervento di Raiola nei confronti di Fabi. Terzo fallo di squadra per l'Amatori Pescara. Tre falli personali per il capitano. 2 minuti e 03.
c'è il time out chiesto da coach Cohen. I due allenatori ne hanno un altro a testa a disposizione. 2 minuti e 3 secondi da giocare, 75 per San Severo, 62 per Pescara, squadre che evidentemente devono giocarsi anche l'eventuale differenza canestri, perché non è escluso che possano arrivare a pari punti nelle zone alte della classifica. Pescara e San Severo sono nel gruppo di squadre che potrebbero ambire a chiudere al primo posto la stagione regolare, perché no, aggiudicarsi anche i playoff per poter accedere alle Final Four per il salto di categoria in Serie A2. Playoff che quest'anno la Federbasket ha campionato praticamente in corso, ha deciso di cambiare format, si qualificano sempre le prime 8, ma non si disputeranno nell'ambito dei propri gironi, ma si incroceranno il girone A con il girone B e il girone C con il girone D. Per cui, giusto a titolo di esempio, la prima del girone D andrà a disputare i playoff con l'ottava del girone C. 2 minuti al termine del match, più 13 San Severo, 7-5-6-2. 2 minuti tutto fuoco in campo, ovviamente dal punto di vista sportivo. Di Marco, Fabi, Morgillo, dentro da Cecchetti che apre per Ciribeni, va al tiro e realizza. Potrebbe essere la tripla che andrebbe a dare una mazzata importante al match per la Allianz, soprattutto dopo questo tiro sbagliato nel tentativo di replica da parte dell'Amatori Pescara. Di Marco a vedersela con Battaglia. Di Marco ancora in palleggio, prova a ribaltare, il tocco di Capitanelli ci darà rimessa laterale per l'Allianz. 84 secondi, 7-8-6-2, più 16 per San Severo. Esce Raiola, ritorna in campo Grosso. Ciribeni è pronto per la rimessa. Cecchetti, Di Marco, il servizio dietro la schiena per Cecchetti da parte di Di Marco. 7-8-6-2, 77 secondi da giocare. Supera la metà campo Grosso per Pepe, Capitanelli. Dentro per Di Donato c'è il fallo di Cecchetti. Lo aveva ormai superato Di Donato. Cecchetti è andato a commettere un fallo che rappresenta il terzo nella casella personale. Di Donato sbaglia il secondo tiro, il tiro libero supplementare, scusate. 7-8-6-4, 1:02. Di Marco il palleggio, ancora Mattias Di Marco. C'è il fallo sul giocatore sanseverese da parte di Pepe. Non c'è tiro libero, è il primo fallo per Pepe. Quarto di squadra per Pescara. Si asciuga il fondo del campo prima della ripresa del match in questi ultimi 58 secondi e 83 centesimi da disputarsi ancora. Allianz che in campo con Di Marco, Morgillo, Ciribeni, Cecchetti e Fabi. Pescara che è in campo con Capitanelli, Pepe, Grosso, Di Donato e Battaglia. Rimessa di Marco per Morgillo, ribalta per Ciribeni, ribalta ancora per Di Marco, Fabi, Di Marco, Ciribeni, va al tiro e realizza. Alessandro Cecchetti, azione da manuale per l'Allianz San Severo.
80 a 64 e poi Ciribelli va a rubare palla a Capitanelli, dormita di Capitanelli, e c'è il time out chiesto da coach Salvemini. 82 a 64, Allianz che si riavvicina al ventello già toccato nel corso della seconda e della terza frazione di gioco. Vittoria ormai in ghiaccio per la formazione sanseverese. C'è il time out chiesto da coach Salvemini. Partita che per l'Allianz Sansevero va a riscattare abbondantemente le due prestazioni disputate in casa con Taranto.25 secondi da giocare, rientrano in campo le due formazioni. Si rimette in fase offensiva per la formazione di Pescara che aveva chiesto il time out e quindi in possesso di palla va ad effettuare la rimessa in fase offensiva. 20 secondi da giocare ancora con Grosso in palleggio, probabilmente aspetterà l'ultimo secondo prima di andare al tiro per non dare grande possibilità di replica all'Allianz. Capitanelli addirittura in palleggio, vuole servire Grosso, palla persa con un tocco della formazione sanseverese. Ci sono 93 centesimi di differenza tra il cronometro generale e il cronometro dei 24 secondi. Va al tiro sbagliato e finisce qui il match. 82 a 64 è il finale con cui l'Allianz Cestistica Sansevero si aggiudica il terzo incontro della stagione, sale a 4 punti in classifica, lascia a 2 punti in graduatoria l'Amatori Pescara. Domenica prossima la formazione sanseverese sarà di scena a Porto Sant'Elpidio per la seconda trasferta stagionale. Ovviamente la squadra di coach Cohen punta a dare seguito a questa vittoria. I saluti finali da parte tra i giocatori biancorossi e i giocatori gialloneri per sancire la sportività con cui si è giocato in questo match, partita in cui ha meritato di vincere la formazione sanseverese, con Pescara che nel terzo quarto all'inizio della frazione finale ha cercato di riaprire completamente dopo essere stata affondata nel secondo e nel terzo quarto. Pescara che ovviamente non può essere questa nel corso della stagione, come non può essere quella che ha perso sul campo di Giulianova. Ci aspettiamo un pronto riscatto della formazione di coach Salvemini. Allianz Sansevero che può essere questa nel corso della stagione, che sicuramente non era quella che ha vinto stentando con Taranto e che ha perso domenica scorsa sul campo della Will Basket Tortona. Risultato finale 82 a 64 con cui l'Allianz Sansevero ha battuto l'Amatori Pescara, con cui vi ringraziamo per la gentile attenzione e vi auguriamo cordiale buona serata.